Massimo Ceccherini attacca Mara Venier in diretta TV sulla Rai. Ha fatto il suo corso, leviamola! Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. L'ultima apparizione di Massimo Ceccherini da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera ha scatenato un vero e proprio putiferio. Questo volto noto del cinema italiano si è lasciato andare a una serie di dichiarazioni sorprendenti che hanno mandato in fibrillazione gli spettatori. Ma qual è stato il motivo di questa ospitata tanto discussa? La risposta risiede nel suo coinvolgimento nella creazione del film Io Capitano di Matteo Garrone, un vero e proprio trampolino verso gli Oscar. Ma non è stata solo una conversazione sul film a tenere banco durante l'intervista. Ceccherini ha dato il via a una sequenza di eventi tanto imprevedibile quanto sconvolgente, quando ha preso di mira niente meno che Mara Venier, facendo un audace appello alla Rai affinché la rimuovessero dalle scene, affermando che ha fatto il suo corso. E continua. Hai visto come hanno fatto a Canale 5? Via i vecchi e largo ai giovani! Di fronte allo sconcerto di una Francesca Fialdini sbigottita, Ceccherini ha continuato a giustificare le sue parole con una determinazione che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Ma cosa ha spinto Ceccherini a dire queste cose nei confronti di Mara Venier? Cosa ne pensate di queste sue affermazioni? Fatecelo sapere nei commenti!